Seschini, conduttore di Nico von der Forste Zweige, proprietario Spiros Molfetta. Testa Lucani e Priamo, proprietario Parpaiola. Questo si chiama Laios e io sono un ardiagista. Mauro Razzetta, cane fiano del Volturno, di proprietà del signor Luca Simone da Campobasso. È un cane che ha una grande resistenza alla fatica e non soffre il caldo. Forse risente un po' delle basse temperature, ma si tratta di soggetti statici e poco inclini al sacrificio. Testa Bonfante Nadir Braconi Giulio. Il nome Pointer sta a indicare il suo maggiore istinto, che è quello di puntatore per antonomasia, dall'olfatto finissimo e potente, che sa riunire in sé tutte le qualità necessarie a un cane da caccia, con un bagaglio generoso di temperamento, passione e iniziativa, forza e resistenza, galoppatore impetuoso, velocissimo e instancabile, stilista eccelso e spettacolare in ogni sua manifestazione.
Girando la Stefano, presento Mistral del Sargiade, proprietario Carbone Angelo. Mesomorfo leggero, costruito nel quadrato, galoppatore per eccellenza e dominatore del vento a grandi distanze. Quando avverte, tronca il lascet e rimonta verso la fonte di emanazione. Il pointer fila con fasi di galoppo serrato, meno veloce, ma sempre energico e deciso. La presa di punto deve essere sempre di scatto, sia quando rovescia per il ritardo, e meglio ancora dopo una risalita e una filata. La postura di ferma maestosa, dominatrice, con testa al vento. Anche quando le condizioni non lo aiutano, lui dovrà sempre dimostrare contrazione assoluta. Sono Giacomo Cantoni, Geronimo dell'ingegnere Endrizzi. Cantoni Giacomo, vento del Frangio, proprietario ingegnere Endrizzi Luigi. Oggi, rispetto al passato, parecchi problemi sono scomparsi e quindi non sarebbe sbagliato se i cacciatori cominciassero ad avere più fiducia in questa eccezionale razza. È vero anche che in qualche linea di sangue emergono ancora piccole tare, ma ogni razza da caccia si trascina dietro qualche ingombrante bagaglio. Stefano Girandola. Il cane si chiama Caster del Sargiade, proprietario geometra Parpaiola Luigi. A contatto con la nobile selvaggina, il pointer può sfoderare la sua indubbia classe e saprà sempre adattarsi alle più complesse condizioni di caccia. Cambiare il passo e l'andatura, facendosi un po' meno ardito sulle beccacce leggere. Bloccare con decisione e sicurezza un branco di starne d'inizio inverno. Avventare un beccaccino, fermandolo in un allagamento d'acqua, senza mai diventare sospettoso. Tenere un vecchio maschio di fagiano, che ormai scaltro, cerca con veloce pedinata di sottrarsi all'involo. Graziano Forti, Eddy dei Dipinti, proprietario Rizzotti Luigi. Vai giù. Via! Via! Il riporto potrebbe essere più curato, in quanto è sinonimo di passione, mentre più importante è il recupero, che è dote rara e non sempre presente nella razza. È tipicissima la sua guidata a strappi, peculiarità alla quale non si può assolutamente rinunciare. Compagno e complice di tanti momenti elettrizzanti. Fedele ausiliare nella caccia, spavaldo protagonista nelle prove. Oh,
Michaela Urlhardt, Picenum Ronni, proprietà sono io, proprietario. Graziano Forti, Eli, proprietario Palmadre Guglielmo. Via! Via! Buongiorno, il mio nome è Richard Simios, questo è Morgan Sandrisana e il proprietario Parpaiola. Il pointer, l'ausiliare da caccia per eccellenza, dalle grandi doti venatorie, con un fisico potente e atletico, sarà sempre un ottimo ausiliare per la caccia moderna, che mai come ora richiede razze dal grande temperamento e dalla generosa vocazione al sacrificio. Sono Simeon Richard, questo è Fiero del Nocino, proprietario Bratta. La manifestazione di Campo Felice sicuramente non era rivolta ai cacciatori, ma ha dimostrato comunque un ottimo risultato sia di pubblico sia di presenza di cani, sia di qualità di cani che abbiamo visto in queste giornate. Quali saranno le prossime manifestazioni invece o quelle, le prossime attività che il Pointer Club vuole rivolgere ai cacciatori per cercare di dissolvere un po' tutti questi pregiudizi che comunque l'hanno allontanato da questa meravigliosa razza? Sì, confermo che la manifestazione di Campo Felice aveva un'attenzione soprattutto accentrata sul lavoro imponente di selezione che svolgono i professionisti. I professionisti sostanzialmente sono gli utilizzatori del cane per più tempo, ancora più del cacciatore. Hanno in mano i cani per 360 giorni all'anno e li portano nelle condizioni migliori per poter fare selezione. Il loro parere, il loro apprezzamento è quindi molto importante. Ecco la ragione per cui la manifestazione di Campo Felice ha avuto proprio questa attenzione verso il mondo del professionismo. Noi abbiamo creato un trofeo scuderie proprio per valorizzare, per prestare attenzione e valorizzare il lavoro di questi professionisti. Detto questo, dobbiamo estendere la nostra attenzione proprio verso il mondo della caccia. Qualche cacciatore diffidente,
è diffidente perché pensa che le prove siano un surrogato di nessun conto, di nessun valore, soprattutto non possono presentare dei soggetti che siano, diciamo, preparati dal punto di vista dell'addestramento per ottenere le qualifiche. Ecco la ragione per cui noi vediamo spesso i nostri cacciatori che sono al margine della cinofilia. Bene, dobbiamo fare questo passo per avvicinarli e dobbiamo creare loro delle condizioni che siano delle condizioni accettate. Cosa ci interessa vedere di un cane da caccia? Ci interessa vedere quelle che sono le caratteristiche del cane da caccia, oggettive, non le caratteristiche e le qualità che molto spesso il cacciatore denuncia del suo cane. Per ogni cacciatore il proprio cane devono esserci delle condizioni oggettive. Quindi un percorso di caccia, con un selvaggio che può essere anche lasciato, e la dimostrazione di che cosa sa fare il cane. La passione, l'iniziativa, la qualità di movimento, la continuità, l'umanità, l'istinto di fermo e poi l'abbocco. L'abbocco è una cosa importante. Quando al cane manchi la cattiveria, tra virgolette, l'aggressività per abboccare la selvaggina, significa che manca qualcosa. Ecco per cui noi non chiediamo per esempio la correttezza al frullo in queste manifestazioni, ma semplicemente un'attitudine aggressiva verso il selvatico che deve essere abboccato con forza e riportato possibilmente. Seconda coppia! Questo è un atteggiamento secondo me che i cacciatori stanno apprezzando. Abbiamo fatto alcune prime manifestazioni in Lazio, in Piemonte, nelle Marche, eccetera. E diciamo che i cacciatori sono molto, molto attenti e molto soddisfatti di questa attenzione nuova che viene data verso loro. Bene, in bocca al lupo al Pointer Club e in bocca al lupo al Pointer. Crepi il lupo, non il Pointer, crepi il lupo.